Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti ai vostri video del mese di dicembre. Ecco per voi un paio di novità prima di iniziare, sarò rapidissima. Numero uno, do il benvenuto nel gruppo alla mia nuova assistente Angela, che già da un po' si sta occupando di rispondere alle email che mi inviate. Quindi ecco, per qualunque cosa sappiate che da adesso in poi troverete lei a rispondere alle vostre domande. Sappiate inoltre che è una delle mie primissime studentesse, quindi ecco, diciamo che le ho insegnato abbastanza e potete fidarvi di quello che vi dice. Altra cosa, altra novità, sto lavorando sul videocorso di secondo livello, ci sono delle sorprese riguardo al secondo livello, quindi guardate, se siete interessati, guardate il video che troverete alla fine di questo, alla fine della lettura del mese, cliccate sul link alla fine di questo e avrete le informazioni che vi servono con la promozione di Natale, perché ho intenzione di farvi un regalo. Ultima novità, tanto per finire, ma è la più importante. Abbiamo aperto il nostro primo canale di Voci degli Angeli in lingua tedesca, ovvero ho iniziato la mia prima collaborazione con, anche in questo caso, con una delle mie prime studentesse che adesso non solo è pronta per iniziare la sua attività a livello professionale online, ma addirittura le ho proposto di collaborare con me e, dato che lei parla fluentemente il tedesco, sta aprendo la nostra succursale di Voci degli Angeli in lingua tedesca. Ma la buona e ottima notizia per voi, ovvero per tutti quelli che sono capaci di parlare una lingua straniera, di qualunque lingua si tratti, perché in questo momento stiamo cercando persone che parlino inglese, spagnolo, rumeno, polacco, ecco, qualunque lingua voi parliate. Se avete intenzione di collaborare con noi e di far parte del nostro gruppo e quindi di aprire anche voi il vostro canale Voci dagli Angeli in una lingua straniera e lavorare in strettissima collaborazione con me, ecco che avete la possibilità in questo momento di partecipare alle selezioni. Anche in questo caso mandate semplicemente una mail a vocidagliangeli@gmail.com e Angela vi spiegherà tutto. Questa cosa vale sia per quelli di voi che hanno già familiarità con i tarocchi, ma vale anche per chi invece non ha mai preso in mano un mazzo di tarocchi, perché ovviamente vi spiegherò comunque come poi la formazione fa parte del percorso. Anche perché ecco, il secondo livello è quasi pronto, quindi diciamo che sono in grado di occuparmi adesso di formazione un po' più ad ampio raggio rispetto a prima, rispetto a quando facevo le lezioni one to one, quindi perdevo molto tempo per insegnare un corso intero. Dunque, come vi dicevo, le selezioni sono già aperte, stiamo cercando praticamente in tutte le lingue tranne tedesco, perché quella è già coperta. Se voi sapete già leggere i tarocchi o avete anche una minima infarinatura, sicuramente è un plus, ma diciamo che non è quello il fattore determinante. In realtà il fattore determinante sarà vedere quanta volontà avete di lavorare, quanta volontà avete di mettervi in gioco, quanto siete pronti a rischiare e ad imparare soprattutto. Quindi ecco, mandate le vostre candidature a vocidagliangeli@gmail.com. Per il resto vi auguro una buona giornata e vi lascio alle vostre letture del mese. Un abbraccio dalla Costa Rica. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura per i single dei segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso, se non risuona con voi, guardate le letture del vostro segno ascendente o della vostra luna. Inoltre non preoccupatevi se non è una lettura per i singoli segni, ma è per tutti i segni di acqua, perché comunque la maggior parte di voi canalizzeranno questa energia. E nel caso appunto in cui non state canalizzando esattamente questa energia, la ritroverete sicuramente nella lettura del vostro ascendente o della vostra luna. Per il resto ragazzi, se volete una lettura privata, una sessione di coaching, un'analisi karmica, oppure se volete informazioni sui corsi e sulla promozione di Natale, intanto guardate il video alla fine, ci cliccate di sopra e poi inviate una mail a vocidagliangeli@gmail.com e la mia nuova assistente Angela vi darà tutte le informazioni che vi servono. Iniziamo a guardare adesso l'energia della persona alla quale voi siete interessati in questo mese di dicembre, oppure che è interessata a voi, o in alternativa la persona con la quale voi in qualche modo state interagendo. Iniziamo con la carta della forza al centro, quindi come energia generale. Si tratta di una persona che si sta trattenendo. Si sta trattenendo dal parlare, dal farsi avanti,
dal farsi indietro, dal fare qualunque cosa, si sta trattenendo. Questa è una persona poco abituata probabilmente a esporsi più di tanto per molti di voi, mentre invece per qualcun altro di voi il trattenersi è una cosa meditata. Quindi ecco, ci sono due opzioni. O il trattenersi è una cosa caratteriale, tipica di questa persona che non è veramente molto abituata alle relazioni sociali e quindi ha qualche difficoltà a livello relazionale ad esprimersi, oppure è dovuta in questo momento al fatto che questa persona sta riflettendo su cosa è meglio fare o non fare. Anzi, sembra che questa riflessione, sembra che questo desiderio di trattenersi sta portando la persona lontana da voi. La sta facendo allontanare, ma non in modo definitivo. Ecco, poverina, questa persona mi fa anche un po' tenerezza perché io ci vedo dietro qualcuno che fa un tentativo inutile di allontanarsi, di scappare dalle proprie responsabilità. E non dico responsabilità nei vostri confronti, ma nei confronti di se stessi, ovvero quando c'è un impulso a fare qualcosa, quando c'è un impulso a dire, a parlare, ad agire, ma non viene ascoltato, se non ci sono degli ottimi motivi dietro, il trattenersi non porta mai da nessuna parte. Il trattenersi porta a semplicemente rimandare, quello che comunque prima o poi bisogna affrontare. E infatti sembra che questa persona, trattenendosi e allontanandosi da voi, non fa altro che andare incontro a problemi o comunque problemi interiori, ecco, problemi a livello emotivo, perché se non affronta adesso con voi quello che deve, o si troverà ad affrontarlo con voi più avanti, oppure si troverà ad affrontare la stessa cosa con qualcun altro più avanti. Quindi ecco, non si scappa da se stessi, non c'è via d'uscita dalla propria gabbia personale. Vediamo più nello specifico cosa teme questa persona, la giustizia rovesciata, e cosa spera la regina di bastoni rovesciata. Questa persona ha veramente paura di rimanere bloccata, legata, incastrata a voi. Questa persona ha paura di scoprire che il legame fra voi è talmente tanto forte, da non bastare il trattenersi o l'allontanarsi per chiuderlo. Anzi, sembra che ti si tratti anche comunque di un legame karmico per la maggior parte di voi, quindi un contratto karmico fino a quando non si scioglie, fino a quando non viene portato a termine e non si impara la lezione che bisogna imparare, è assolutamente inutile cercare di evitarlo. E questo è quello che sta facendo questa persona, qualcosa di totalmente inutile. Anche perché questa persona, o per insicurezza caratteriale, o per incapacità di gestire le emozioni, o per brutte esperienze passate, ha paura di non avere il controllo di se stessa, paura di subire anche un'ingiustizia, e non necessariamente un'ingiustizia da fuori, fatta da qualcuno, non perché voi possiate magari fare qualcosa di male per forza. Ovvio, per qualcuno sarà anche così, magari qualcuno di voi che sta ascoltando è un emerito puntini puntini, ma la maggior parte di voi che stanno ascoltando non credo lo siano. Quindi in realtà è una paura di subire ingiustizie, nel senso che questa persona ha paura di non riuscire ad ottenere quello che vuole, fare quello che vuole, senza sentirsi legato dai sentimenti e dalle emozioni, senza sentirsi legato dai cordoni energetici che ci sono fra due persone che hanno un legame karmico. Quindi l'ingiustizia è non riuscire a sganciarsi quando e come lo decide, quando e come vuole. Cosa spera la regina di bastoni rovesciata? Infatti, anche queste due carte parlano di un desiderio di allontanarsi e di una speranza di riuscire a prendere le distanze. Una speranza addirittura che voi, che la vostra immagine non sia talmente tanto forte da trattenerlo o trattenerla. La speranza è che l'idea che ha di voi possa scemare, possa perdere di potere, che voi non siate così, come dire, che l'idea di voi non sia pressante e che quindi voi non abbiate nessun potere, tra virgolette, nel trattenerlo o trattenerla. Questa è o una persona che ha subito qualcosa di brutto, oppure è una persona terrorizzata dalle relazioni.
E purtroppo io per molti di voi credo davvero che ci sia il terrore delle relazioni in generale, cioè un'incapacità a relazionarsi che deriva da problemi seri, problemi che uno dovrebbe risolvere, magari farsi vedere da qualcuno bravo. Per carità, se ci sono davvero delle problematiche serie, se ci sono davvero dei motivi seri, allora è ovvio, è diverso, però ecco, diciamo che considerando che qui sul cosa nasconde c'è un 7 di coppe, associato a questa carta simbolo che parla chiaramente del fatto che questa persona vi ha sempre in mente, questa persona pensa sempre a voi, vi guarda da lontano, vi guarda sui social network, vi tiene d'occhio, vi controlla tra virgolette, vi ammira da lontano. Quindi davvero non capisco, davvero non capisco, c'è qualcosa che non va. O c'è qualcosa che non va in questa persona, caratterialmente parlando, o è successo qualcosa di bruttino. Cosa fa questa persona? La morte. Questa è una carta interessante, perché parla di cambiamento, parla di trasformazione. E la cosa interessante è che per qualcuno di voi questa persona sta andando verso qualcun altro. Nonostante pensi a voi, sta andando verso qualcun altro. Nonostante abbia paura di non riuscire a sganciarsi da voi, preferisce rivolgersi a un'altra persona. Ed ecco il cambiamento, la trasformazione. Queste tre carte laterali parlano proprio di partenza. Però, queste tre carte laterali, mentre per qualcuno di voi parlano della partenza di un amico, di una figura amica, parlano dell'allontanamento di qualcuno con cui voi avete un rapporto di amicizia e non ne siete contenti, mentre invece per qualcun altro parlano proprio di un allontanamento di questa persona, di una partenza, di un saluto. Vediamo cosa gli angeli dicono riguardo a questo. Beh, perlomeno, diciamo che perlomeno dal punto di vista più materiale, il mese di dicembre sarà comunque un mese positivo per voi, perché ecco, questo non è un consiglio che riguarda la vostra vita relazionale, ma è piuttosto un avvertirvi che quello che avverrà comunque nella vostra vita a dicembre sarà piuttosto positivo, perlomeno per quanto riguarda il resto, perché potreste per esempio avere un'iniziativa nuova dal punto di vista lavorativo, potreste magari firmare un contratto o un documento importante, potreste avere un qualunque tipo di afflusso di abbondanza, che so, magari essendo dicembre molti di voi prenderanno tredicesima o quattordicesima, o comunque arriveranno dei regali che dal punto di vista economico, materiale, vi faranno sentire questo flusso di abbondanza che arriva da voi. Così come anche potrebbe trattarsi di offerte, proposte di lavoro, proposte di collaborazione. Ecco, in generale sembra comunque che le energie legate all'elemento terra, ovvero ai denari, siano molto positive verso di voi. Per il resto, ragazzi, se volete una lettura privata, potete inviare una mail a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti cliccate sul video che trovate alla fine di questo e avrete le informazioni sulle novità della promozione natalizia. Oppure ci vediamo alla prossima.